Buongiorno e bentrovati alle nostre breaking news. L'Arezzo pareggia 2-2 a Poggi Bonsi, ultimo atto di questo campionato. Adesso si pensa alla pool scudetto. Indiani ha avuto comunque parole di elogio per la sua squadra, ma ha notato in fondo la mancanza di cinismo in alcuni momenti della partita, momenti che forse se sfruttati diversamente avrebbero potuto permettere agli Amaranto di uscire vittoriosi dallo stadio Lotti di Poggi Bonsi. Ancora a calcio, si parla del Sansepolcro che torna in Serie D all'ultimo tuffo. La squadra di Armillei raggiunge la promozione proprio all'ultima giornata. I bianconeri vincono 2-1 col Foligno, superano in classifica l'Ellera, costretta al pari con la Narnese. Grande festa per le strade di Sansepolcro per un traguardo importante. La squadra torna così in Serie D dopo 5 anni, motivo di grande soddisfazione che in fondo gratifica anche gli sforzi che sono stati compiuti dagli stessi dirigenti. Ancora sport, perché all'ultimo secondo con un canestro di Fornara, l'Amen Scuola Basket Arezzo vince a Lucca e ottiene il passaggio in finale. La squadra si è imposta 80-79 in una gara fotocopia rispetto a quella giocata mercoledì scorso. Merito anche questa volta di un tiro da 3 punti di Fornara, che è diventato un po' l'incubo dei tifosi del basketball Lucca. Prosegue dunque l'avventura ai playoff per la SBA in piena lotta per la Serie B e sarebbe, se la Serie B fosse raggiunta, davvero un traguardo storico per la città di Arezzo. Queste erano le nostre breaking news.